Ora si registrerà la conferenza. Buonasera, benvenuti a questo incontro sponsorizzato da Smith & Nephew, che vede la Siaga Scott con i suoi protagonisti ancora una volta entrare nel merito di un argomento caldo e di cui poi ci parleranno gli specialisti, moderatori e relatori. Io sono Enrico Cautro, faccio parte del comitato comunicazione della Siaga Scott e il mio compito è illustrarvi quelle che sono le attività fin qui svolte e che si svolgeranno. Quindi una rapida carrellata, a voi chiedo semplicemente di segnarvi con la penna gli argomenti che vi interessano e le date. Allora, condivido il mio monitor e partiamo con l'agenda. Allora, tutti gli eventi che Siaga Scott ha messo in piedi, e sono numerosissimi, porteranno a quello che è il meeting annuale Siaga Scott, che sarà il 22 marzo a Roma. E quindi prendono parte nella cosiddetta Road to Rome. I percorsi formativi Siaga Scott sono gratuiti, sono dedicati sia ai soci Siaga Scott sia a chi non lo è, quindi medici non specialisti, fisioterapisti, studenti di medicina, chiunque voglia parteciparvi è il benvenuto. È chiaro che chi è socio Siaga Scott ha dei benefit oltre a questi. È partito il percorso infiltrazioni il 27 aprile con una prima tappa di argomento generale, poi è seguita l'ambito spalla e la prossima vedremo che sarà l'articolazione del gomito. Il Siaga Scott Traveling Fellowship sulle regioni di protesi ginocchio è un percorso dedicato ai fortunati e bravi vincitori di un concorso che in base al curriculum di chi ha inviato la domanda ha selezionato i candidati che poi avranno la fortuna di partecipare a questo importante master di revisione protesica di ginocchio. Il percorso formativo di chirurgia meniscale complessa costruito dal comitato artroscopia è giunto alla seconda tappa, di cui vedremo dopo l'argomento. È partita anche la School of Uni, un percorso formativo sulle protesi monocompartimentali. Nella seconda parte dell'anno, dopo l'estate, partirà il percorso informativo sull'algodistrofia e sulla robotica in chirurgia ortopedica. School of Uni è un percorso formativo che vede come oggetto e soggetto la protesi monocompartimentale di ginocchio e gli esperti che il 28 maggio si reincontreranno approfondiranno il discorso chirurgico dopo una prima parte dedicata prevalentemente alla diagnosi clinica. In Orto Veritas le riunioni regionali sono degli eventi molto interessanti, divertenti, in cui si sposa un vino spiegato da un enologo, un vino autoctono regionale, a dei casi clinici interessanti che ogni regione porta. Sarà il momento della Emilia Romagna il 3 giugno. Poi la terza tappa sulle infiltrazioni vedrà l'articolazione del gomito come protagonista, la moderatrice, la dottoressa Colozza e esperti che parleranno di cosa infiltrare e come farlo e quando le EBM dicono che sia opportuno infiltrare. Seconda tappa del comitato artroscopia sulla chirurgia complessa del menisco, anche questo argomento attuale, caldo, e i protagonisti entrano in questo momento nella tecnica chirurgica dopo anche qui una prima tappa dedicata alla diagnostica. Gli ulteriori appuntamenti di cui poi, come avete visto, chi è socio Siaga Scott avrà tutta la comunicazione via mail e via social, sono a giugno. Un altro 30 minuti con le lesioni condrali, osteocondrali parte seconda, i favolosi anni 60, quindi 60 minuti, un aggiornamento sull'uso dei legamenti artificiali nel ginocchio, la terza tappa dello School of Uni e poi Liga è la società che ha a cuore i giovani medici e gli specializzandi, quindi Liga CA è diciamo un percorso formativo in cui potete studiare, ci sono ancora pochi posti, però gli specializzandi che sono interessati possono andare sul sito Siaga Scott e valutarne le istruzioni per l'uso ed è un percorso formativo interessantissimo che è stato messo in piedi dal dottor Moretti e che vedrà come ultima fase in presenza il 2-3 luglio, io dico in presenza perché online secondo
la fase finale. E, i canali di comunicazione Seagasco sono tanti, sono la Seagasco TV, sono l'Ortopod, di cui io sono orgoglioso, diciamo, fondatore e colui che ne tratta un pochettino gli argomenti, e sono soprattutto i canali social, che sono Facebook, Instagram e LinkedIn, a cui chiedo tutti di collegarvi e di farvi fedeli soci, in modo che tutte le comunicazioni vi vengano date in tempo reale. Per tutte le altre informazioni c'è il sito Seagascot. Qui ho concluso e passo adesso la parola a Roberto Castricini, che è moderatore insieme a Ettore Taverna di questo bellissimo incontro Smith & Nephew. Buonasera a tutti, un benvenuto a tutti a questa sessione molto interessante sulle Recenten. Innanzitutto un ringraziamento alla Smith & Nephew che ha permesso la realizzazione di questo webinar. Con Ettore Taverna modereremo questa riunione. Direi di passare immediatamente la parola a Roberto Postacchini, che ci parlerà delle lesioni, delle rotture parziali della cuffia dei rotatori, indicazioni e limiti del trattamento chirurgico. A te, Roberto. Eccoci, buonasera, buonasera a tutti e anche io ovviamente ringrazio la Seagascot prima di tutto e poi ovviamente Smith & Nephew. Cerco di salva e continua. Partecipa, consenti. Scusate. Dottore, c'è qualche problema? Lei sta già condividendo, deve andare a prendere semplicemente Ah, la... Ok, ok. Sto condividendo lo schermo, vero? adesso sì, se lo vuole Perfetto, allargare a schermo perfetto, intero, grazie. perfetto. Adesso vedete tutto? Perfetto, Perfetto, grazie. scusate, scusate. Va Allora, bene. Parleremo delle lesioni parziali nella cuffia dei rotatori e l'uso del Regeneten in questo tipo di lesioni. E anche in generale delle indicazioni, dei limiti generici delle lesioni parziali. Le lesioni della cuffia dei rotatori, cerco di fare una breve carrellata. Ovviamente le lesioni della cuffia dei rotatori è una patologia estremamente frequente. Solo negli Stati Uniti 17 milioni ne sono affetti e molte volte nel giro di pochissimi anni le lacerazioni anche asintomatiche aumentano di dimensione appunto entro 2, 3, 4 anni. Le lesioni possono essere parziali, lesioni totali e ovviamente lesioni massive. Le lesioni parziali, quando c'è un'assenza di comunicazione tra la parte intra ed extra articolare della spalla. Le lesioni totali quando c'è una comunicazione, poi ovviamente le lesioni massive quando ci sono coinvolgimento di più due o più tendini o lesioni maggiori di 5 centimetri. Ci sono diverse classificazioni, la più utilizzata ancora oggi è questa classificazione, quindi con le lesioni parziali di basso grado, di grado intermedio e di alto grado, in base allo spessore della lesione e alla percentuale di lesione, se un quarto, metà o maggiore di metà tendine interessato. I fattori delle lesioni in generale, che siano parziali, ovviamente o totali, possono essere fattori intrinseci e fattori estrinseci. Fattori intrinseci, quindi la degenerazione tendinea, quindi banalmente l'età e i fattori vascolari. E i fattori estrinseci, come traumi, inevitabilmente, impingement primari, quindi il classico impingement subacromiale e poi impingement secondari. Il dolore non è molto dissimile dalle lesioni totali o anche dalle lesioni massive. In più, posso dire che in alcuni casi addirittura le lesioni parziali possono essere anche più sintomatiche. La patologia degenerativa, noi sappiamo che peggiora se non trattata.
le lesioni della cuffia, anche se parziali, non guariscono spontaneamente. Questo è un concetto che dobbiamo tenere a mente. Una tendinosi non trattata della cuffia può evolvere verso una lesione parziale, totale e ovviamente anche successivamente massiva. Le lesioni, le piccole lesioni tendono ad estendersi fino a richiedere un intervento chirurgico. Fino all'80% delle lesioni a spessore parziale, quindi parziali, aumentano di ampiezza entro 2 anni. Molti studi ce lo dicono, alcuni dicono poco più, però entro pochi anni le lesioni parziali, nella stragrande maggioranza dei casi, aumentano di volume. La degenerazione classica non, grassa non è reversibile, ecco questo è importante. La degenerazione del muscolo, del ventre muscolare, questa non è purtroppo reversibile. Necessario valutare il profilo del paziente, quindi anche il trattamento conservativo può dare buoni risultati nelle lesioni parziali nel breve e medio termine, ma questo comporta comunque un rischio nel lungo termine, perché appunto può peggiorare, può aumentare il volume della sua lesione. L'artroscopia può rappresentare sicuramente un'alternativa, ma non sempre, come si è visto in letteratura negli ultimi anni, non sempre nelle rotture parziali gli outcomes sono così, sono sempre soddisfacenti. E quindi come orientarsi? Fare un banale semplice debridement, una decompressione e una cromioplastica, sempre di nuovo parliamo delle lesioni parziali, oppure una riparazione completando la rottura, oppure ancora una riparazione transtendinea, o appunto impianti bioinduttivi? Non esiste attualmente un gold standard e per questo in questa area grigia, in questa zona grigia, ha un razionale questi materiali bioinduttivi. Molte tecniche trovano indicazione, appunto, ma nessuna rappresenta il gold standard. Gli impianti bioinduttivi come il Regeneten possono rappresentare un aiuto per il chirurgo. Questo soprattutto, appunto, io direi addirittura soprattutto in questo tipo di patologie, ancor più che rotture ampie e retratte della cuffia. Il Regeneten promuove la formazione di nuovo tessuto tendineo e si riassorbe nel giro di 5-6 mesi e rilascia uno strato di tessuto similtendineo che reagisce da rinforzo e inspessisce il tendine stesso. Il Regeneten è derivato dal tendine d'Achille bovino altamente purificato. Questo è un video dimostrativo molto veloce di come viene impiantato il Regeneten nelle tendinosi, perché qua per esempio non, ovviamente non c'è una lesione della cuffia dei rotatori, viene impiantato, viene adagiato sul tendine, in questo caso sul sovraspinoso, e viene suturato da suture che poi sono riassorbibili, tranne quelle ossee che non lo sono. E questo poi si vede come il tendine va a aumentare il suo spessore oltre che alla rigenerazione. E quindi il Regeneten può essere usato nelle lesioni parziali sia con la decompressione e il suo impianto, sia nelle rotture parziali riparando la cuffia e impiantando lo stesso Regeneten. Ci sono oramai diverse evidenze scientifiche. Nel nostro paese il Regeneten è uscito circa un anno fa, un anno, un mese fa, comunque circa un anno fa, però in America si impianta da, poi mi correggerà qualche capo della Smith & Nephew, comunque circa da 6 anni o anche di più. Quindi I lavori scientifici oramai sono usciti e ci sono diverse evidenze scientifiche sia dal punto di vista di imaging, quindi risonanza magnetica e altro, sia dal punto di vista istologico e anche di risultati clinici a distanza. Questo è un lavoro ben fatto, pubblicato nel 2019, in cui i pazienti con un follow-up di 5 anni, ovviamente in questo caso erano pochi pazienti perché era uscito in fin dei conti da poco, erano tutte lesioni parziali trattate senza riparazione della cuffia dei rotatori, quindi con una borsectomia acromioplastica. E le lesioni parziali erano di grado intermedio o alto del sovraspinoso.
e lo spessore a 5 anni in questo lavoro è lo spessore si è visto che lo spessore a 5 anni era ancora significativamente maggiore rispetto a quello preoperatorio. Queste sono delle immagini di risonanza magnetica che a me personalmente hanno colpito, perché hanno fatto vedere che non solo il Regeneten può appunto rigenerare una lesione tendinea parziale senza doverla necessariamente riparare, perché questo è importante, ma addirittura quello che mi ha più impressionato è che a distanza di, sebbene il Regeneten poi si riassorba completamente, e questo lo si è dimostrato entro circa 6 mesi massimo, questo dà un beneficio sulla rigenerazione tendinea anche a distanza di anni, dai 2 ai 5 anni comunque, come vedete, c'è un'ulteriore rigenerazione tendinea. Altri lavori fanno vedere come l'aumento medio del significativo dello spessore tendineo di 2,2 mm a 3 mesi rispetto al quadro preoperatorio. E ancora lo spessore tendineo a 24 mesi era significativamente superiore rispetto al quadro preoperatorio. Un altro lavoro ancora ci fa vedere come questo impianto viene riassorbito nel giro di 6 mesi e non è presente alcuna traccia dell'impianto a 6 mesi. Lo stesso lavoro, a un anno l'entità della lesione risultava ridotta di almeno un grado rispetto ai pazienti del preoperatorio. Questo avveniva nel 70% dei casi, quindi di dimostrazioni scientifiche ce ne sono e come oramai. Quindi, in conclusione, le lesioni parziali rappresentano una zona grigia della chirurgia, oramai noi lo sappiamo da diversi anni, spesso sia riparandolo, sia facendo una sutura transtendinea, sia completando la rottura e riparandolo, comunque non si ha mai un gold standard. Molte tecniche chirurgiche trovano indicazione, ma nessuna appunto supera l'altra, rappresenta il trattamento ideale. Gli impianti bioindittivi come il Regeneten trovano un'ottima indicazione in questo tipo di lesioni. Il Regeneten può rappresentare un aiuto per il chirurgo senza riparazione della lesione e con ovviamente riparazione della lesione. E in conclusione può favorire un recupero più rapido rispetto agli interventi di conversione e riparazione della lesione, ovviamente, e le indicazioni anche per le tendinoti di alto grado resistenti a trattamenti conservativi. Grazie mille. Ettore, presenti il prossimo. Bene, grazie della presentazione, interessante. E andiamo con la seconda presentazione del collega Raffellini, che ci fa un update sulla chirurgia della rottura a tutto spessore della cuffia dei rotatori. A te. Dottore, il microfono. Grazie Ettore, grazie a tutti, buonasera, un ringraziamento alla Sia Gascott e alla Smith & Nephew, un ringraziamento particolare a Simone Bizzotto. Parliamo del Regeneten in questo argomento e a me tocca il compito di parlare della rottura completa. La rottura completa della cuffia dei rotatori in questi ultimi anni si è modificato l'approccio. A me piace molto questa frase di Jim Ash, che è uno dei grandi chirurghi della spalla americani, fondatore del San Diego Shoulder, peraltro, in cui sottolineava la difficoltà nella comprensione della biologia, nella riparazione della cuffia dei rotatori, sottolineando come a fronte di questa complessità il chirurgo deve scegliere addirittura sulla superstizione, con dogmi o con delle teorie non provate o sulla retorica industriale. Quindi il chirurgo è un uomo solo che si trova a scegliere la cosa migliore, avendo come obiettivo quello della guarigione tendinea. E la guarigione tendinea avviene attraverso l'interazione di tre fattori: i fattori biologici, e quindi i fattori legati proprio alla persona, i fattori esogeni, ad esempio il fumo di sigaretta, che è una delle problematiche più importanti che nella mia
esperienze ho incontrato, e i fattori meccanici, che poi è l'argomento della mia relazione, che hanno come obiettivo quello di mantenere una stabilità meccanica, quindi hanno un compito fondamentale di tenere il tendine riparato attaccato all'osso e di proteggere la riparazione. E a mio avviso l'interazione dei fattori meccanici, abbiamo l'interazione di tre situazioni, tre scenari: la scelta della tipologia di ancora, la scelta della tipologia di riparazione e poi una certa protezione da usare nel post operatorio. La scelta sull'ancora deve avere come obiettivo, la scelta da parte del chirurgo, di scegliere ancore che diano una stabilità primaria, che siano pro healing, pro guarigione, che non determinino fenomeni di osteolisi o di formazione di cisti. Nella scelta della riparazione il chirurgo deve avere manualità sia con le tecniche single che double row che transosseus, proprio perché non tutte le riparazioni hanno necessità di avere la stessa tipologia di metodo di riparazione, per cui anche se recentemente sono usciti degli studi come questo di Antes che riportano l'attenzione sulla double row, la double row viene scelta in alcune tipologie di rottura ma non in tutte le rotture. Ed infine, importantissimo a mio avviso, la protezione della riparazione dagli stimoli meccanici attraverso dei tutori in adeguate posizioni. In questi 20 anni in cui io faccio chirurgia riparativa della cuffia dei rotatori, ho visto l'evolversi del sistema di fissazione dell'ancora da sutura, che era 20 anni fa un'ancora vera e propria, un'ancora su base nautica, quindi aveva l'obiettivo di ancorare il tendine all'osso. Nel tempo si sono evolute le forme, si è passati da un'ancora, da una mini ancora, ad una vite, si sono modificate le tipologie di materiali, anche attraverso dei materiali riassorbibili, si è passati a delle ancore tutte filettate, si è passati a delle ancore di sutura e si è arrivati all'ancora, la vera ancora, che deve avere una caratteristica di essere tutta filettata, di essere l'architettura aperta, di avere una, due, tre suture, io uso quella tre suture, con l'occhiello nella parte finale dell'ancora stessa, e deve avere il materiale, questa ancora che è la mia ancora di prima scelta, è la Helicoil Regenisorb. Sono ancore formate da un copolimero, nel 65% un PLGA, nel 15% un beta tricalcio fosfato e in un 20% un calcio solfato. Hanno una dimensione con un diametro di 5,5, una lunghezza di 18,5 e queste tre componenti hanno differenti caratteristiche di riassorbimento intraosso. Il PLGA si riassorbe a 24 mesi, il beta tricalcio a 18 e il calcio solfato entro i 3 mesi. Quale caratteristiche hanno? Quella di dare una stabilità primaria per 6 mesi e nelle componenti del beta tricalcio e nel calcio solfato hanno queste caratteristiche osteoconduttive che facilitano la infiltrazione, la osteointegrazione. Inoltre, a mio avviso, l'elemento più caratteristico è che la struttura aperta dell'elica determina un afflusso importante di sangue nel sito di riparazione e in particolar modo l'afflusso di elementi staminali. Con altri colleghi in Italia abbiamo fatto uno studio sull'affidabilità su queste tipologie di ancora e materiale biocomposito con risonanza a un anno, che ha dato dei risultati eccellenti. E in conclusione, quindi nel 2021 noi dobbiamo avere come accortezza quello di valutare il rischio di rirottura. Quindi noi sappiamo, a differenza di 15 anni fa, di 20 anni fa, di 5 anni fa, che la rirottura è un elemento importante, però sappiamo anche che quando la cuffia invece guarisce, e secondo uno studio di Boileau su 61 casi abbiamo circa un 70% di guarigione, un 30% di non guarigione, abbiamo però il recupero sulla forza, che è un elemento importante per il paziente. Sappiamo che ai fini della guarigione gli elementi importanti sono la dimensione della rottura, l'estensione sul piano sagittale della rottura e l'età, e voglio sottolineare come nella fascia del nostro paziente tipico 55-65 anni abbiamo un 72% di pazienti guariti, quindi sempre secondo questo studio di Boileau, per cui in buona sostanza abbiamo circa un paziente su 5 che rischia di recidivare.
E la mia visione nella chirurgia, nella riparazione della cuffia nel 2021 è quella di seguire determinati step. Quello innanzitutto di avere un timing importante per evitare di riparare un tendine il cui muscolo oramai è atrofico, e oramai i dati parlano di circa 3 mesi, di non aggredire il lembo tendineo, ma di creare invece un buon sanguinamento del letto osseo, di ricostruire adeguatamente il footprint attraverso le tecniche che dobbiamo avere in mano di single, double o transosseus, di scegliere una vite, una mini vite, un'ancora da sutura ad elica aperta, ad architettura aperta, e nella riparazione di incorporare un pochettino di borsa, perché sappiamo dagli ultimi studi come l'elemento di guarigione avviene dal lato bursale del tendine stesso. Di applicare le membrane bioinduttive, il Regeneten, che è la grossa novità di quest'anno, almeno in Italia, e di avere un'attenzione particolare al post-operatorio attraverso un'adeguata immobilizzazione, attraverso un convincimento, una moral suasion sul paziente al fine di non farlo fumare per almeno 2 mesi, e ricordandosi sempre che esistono dei tempi di guarigione, living time, a cui non possiamo non sottrarci, e quindi di considerare sempre i 3-4 mesi come il periodo di attenzione nei confronti dei lavori pesanti, soprattutto se si ha a che fare con pazienti che hanno e che svolgono lavori pesanti. Questo è uno dei miei primi casi di Regeneten che ho fatto l'anno scorso. Ho fatto un ricontrollo a 4 mesi in risonanza magnetica, si vede una buona integrazione della membrana e si vede anche la paziente che a 4 mesi sviluppa una forza importante nella riparazione della cuffia. Per cui, in conclusione, qual è il vero aggiornamento? Bisogna essere biologicamente consapevoli, e anche se si parla di tendini, ricordo quello che mi dice mio padre, un traumatologo di vecchia data, che se l'osso non guarisce, il mezzo di sintesi non resiste. Vi ringrazio. Grazie Francesco. E ora adesso passerei la parola a Paolo Avanzi, il ruolo dell'augmentation, membrane e patch nel trattamento chirurgico della cuffia dei rotatori. A te Paolo. Ciao a tutti. Allora, iniziamo subito. Aspetta. Com'è qua? Ok. Ecco, allora. Dunque, quando parliamo di augmentation, ovviamente ci vengono spontanee sicuramente alcune domande. Prima di tutto, che tipo di augmentation e quando vogliamo utilizzarla? E perché noi dobbiamo avere necessità di utilizzare questi tipi di augmentation, di patch, eccetera? Che tipo di patch, quale tecnica risulta essere la più efficace, e soprattutto qual è, questa è una mia curiosità, qual è l'EBM nel riguardo all'utilizzo di questi patch. Prima di iniziare a trattare questi argomenti, però credo sia doveroso fare un piccolo riassunto su quelle che sono le diversi tipi di augmentation. Noi abbiamo dei graft reconstruction e li utilizziamo nelle rotture non riparabili, e quindi stiamo parlando di SCR, di superior capsule reconstruction, oppure di riparazione alla Snyder con il bringing effect. Ma la cosa importante è che in questa situazione noi quello che andiamo a cercare non è un effetto biologico, ma un effetto meccanico. E questo risulta essere decisamente importante. Lo stesso effetto meccanico è quello che noi ci andiamo a cercare nel momento stesso in cui utilizziamo questa subacromial spacer, sempre nelle lesioni non riparabili. Quando invece parliamo di lesioni riparabili, allora possiamo cominciare a parlare di augmentation con un effetto biologico, che può essere utilizzato qualora la riparazione risulti essere una riparazione
che la qualità tessutale non ci dia una sostanziale garanzia di vascolarizzazione, di possibilità di guarigione, e quindi andiamo a rinforzare questa riparazione sopra, col patch, sopra la nostra cuffia reinserita. E lo stesso lo possiamo fare con gli utilizzi della Regeneten, con indicazioni che ci sono state date recentemente anche proprio in occasione di questo nuovo patch induttivo, che comunque dovrebbe sviluppare un effetto biologico anche nelle lesioni parziali. Quindi poi possiamo discuterne se effettivamente c'è un'indicazione all'utilizzo, ma comunque l'indicazione che ci viene data è proprio questa. Oltre a questo, il patch è stato utilizzato anche nell'interfaccia tendine-osso per cercare di sviluppare, di stimolare quello che poteva essere sempre il nostro punto debole della catena, cioè la reinserzione, quindi la tenuta del tendine al nostro osso, sempre stimolando un effetto biologico. Così come l'effetto biologico può essere stimolato soprattutto nelle tendinopatie e nelle lesioni parziali riparabili o comunque parziali bursali, dal BMEC, da tutti i PRP, stem cell, eccetera, e che però presentano proprio recentemente delle a livello di EBM un'evidenza decisamente ancora in fase di accertamento. Quindi è vero che ci sono tanti gli studi, è vero che c'è tanto interesse, ma è anche vero che l'evidenza, soprattutto per le terapie che si basano sia sulle stem cell sia anche sulle iniezioni di PRP, abbiamo anche Roberto Castriccini che aveva già presentato anche lui uno dei lavori ancora tanti anni fa, in queste review sistematiche si vede come comunque l'intenzione è buona, ma non abbiamo ancora la conclusione sostanzialmente. E proprio per questo quindi tutti ci chiedono, anche se vengono ogni studio che viene fatto si riesce, come in questo ad esempio, a capire che i leucociti possono svolgere un ruolo più o meno positivo, ma stiamo andando avanti, ma non siamo ancora arrivati alla parola fine. Quindi, passando più a quello che è più direttamente l'argomento della nostra presentazione di oggi, cioè Regeneten, quindi impianti di patch con effetti biologici, vediamo il perché noi abbiamo bisogno di questa riparazione, perché sostanzialmente le nostre riparazioni falliscono con una percentuale che in letteratura va da un 45 a 95, poi in questo lavoro che è stato uno, secondo me, è quello che lo considero sempre uno dei migliori, comunque ha una percentuale di recidiva del 17%, che comunque risulta essere discretamente elevata. Infatti noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto di tutto e di più sulla parte meccanica, cioè su come riparare, su fare la single row, double row, punti, soprapunti, eccetera, eccetera, ma poco risulta essere stato fatto in termini biologici, perché credo che riuscire a ricreare quella che è la nostra ingegneria tessutale, ingegneria a livello proprio di inserzione, quindi della nostra entesi, risulta essere un capolavoro di anatomia che appoggiando il tendine all'osso risulta difficile poter pensare che si possa ricreare semplicemente con un'ancorina e con l'appoggio e l'inserimento del tendine proprio all'osso. Quindi ci serve qualcosa di più, e questo è veramente un capolavoro di ingegneria anatomica. Per cui l'indirizzo e il suggerimento poteva essere quello dell'utilizzo dei patch, ma quale patch usiamo? Quindi abbiamo gli autograf, l'allograf, la xenograf sintetici. Ovviamente lo scaffold ideale è quello che dovrebbe comunque stimolare la produzione e quindi l'infiltrazione di nuove cellule tendine nello scaffold e man mano riassorbirsi. Facendo tutta una serie di paragoni, senza dilungarci troppo, abbiamo visto come gli allograft sono sicuramente quelli che possono portare a una minor percentuale di rirotture,
rispetto ai graf sintetici, ma qua rientriamo negli effetti non tanto biologici quanto biomeccanici, quindi di meccanica. Gli xenograph sono stati un pochino purtroppo in generale abbattuti e comunque limitati da quello studio sulle submucose suine che si è rivelato decisamente fallimentare. Anche se poi altri prodotti sono sicuramente stati decisamente molto meglio, come noi abbiamo poi dopo anche dimostrato. Per cui, infatti, quello che potrebbe essere un buon utilizzo di patch potrebbe essere un patch non crosslinkato con collagene equino, scusi, porcino, che è quello che ha dimostrato una migliore adesione della proliferazione cellulare agli studi istologici. Però c'è un però, al nostro modo di vedere, che l'utilizzo di qualsiasi patch a livello di effetto biologico, quindi di augmentation e quindi di stimolazione biologica della riparazione, deve essere utilizzato nel momento stesso in cui noi abbiamo un muscolo che risulti essere valido, cioè l'unità non è un'unità tendinea, ma un'unità muscolo-tendinea, perché se noi abbiamo un muscolo che non è valido, noi possiamo anche andare a riparare e bene anche il tendine, ma comunque quell'unità muscolo-tendinea risulterà essere inefficiente. E per quanto riguarda la tecnica, ne abbiamo viste di tutti i colori, sopra, sotto, destra, sinistra, incrociato, non incrociato. Adesso è molto accattivante questa presentazione, questo inserimento del Regenetel nel nostro spazio bursale, anche con piccoli trick che poi dopo ci verranno spiegati, però è molto bello, è molto accattivante, è molto soddisfacente, quindi risulta essere sicuramente dal punto di vista tecnico un avanzamento, ma in realtà non sappiamo ancora qual è la tecnica che funziona. E infatti le DM riguardo ai patch, a parte questa prima review su cui noi ci siamo basati, conclude semplicemente dicendo che i sintetici, ovviamente per l'effetto meccanico, danno una minor percentuale di recidiva, anche se ovviamente l'effetto biologico risulta essere diminuito. E quindi si va verso l'ingegneria, i nanofiber, scaffolds, ma siamo ancora anche qui lontani da dire la parola fine. È per questo che noi vorrei condividere con noi la nostra esperienza, che abbiamo iniziato nel 2007 con il pericardio equino, facendo un augmentation secondo la tecnica di Snyder, non di bridging ma di augmentation vera e propria, ma con gli alfa gal che non erano stati rimossi, insomma ci aveva dato qualche problema dal punto di vista proprio di edema osseo, simili infettive, eccetera, quindi l'abbiamo abbandonato. Così come abbiamo abbandonato la bridging a noi non ci ha dato, nelle nostre mani non ci ha dato soddisfazione, se non da un punto di vista clinico, però da un punto di vista degli studi infatti in risonanza, le percentuali di ricostruzione tendine che dimostrava Snyder io non ce le ho avute, quindi abbiamo abbandonato anche questo. Da qui abbiamo sviluppato il nostro studio, quindi il nostro studio prospettivo di livello 2, che ci è piaciuto molto nel andare ad analizzare i dati, soprattutto perché abbiamo imparato molto. Abbiamo imparato che il tendine è una struttura molto bella, una struttura che quando guarisce dà una soddisfazione incredibile. E infatti con risultati ovviamente importanti da un punto di vista della guarigione nei due diversi gruppi, ma quello che a noi ci è piaciuto ulteriormente è stato che con l'occasione di questi due pazienti che sono caduti, quindi abbiamo avuto la necessità di doverli riaffrontare, essendoci marcati tutte le misure dei patch precedentemente nello studio, siamo riusciti ad andare a prendere delle biopsie, che qualcuna sicuramente l'avremo sbagliata, ma tante le abbiamo, tanti punti di biopsia li abbiamo fatti centrati giusti, proprio per le dimensioni che avevamo prestabilito all'inizio, e abbiamo visto che insieme all'Università di Ancona abbiamo visto come il tessuto che si era ricreato risultava essere decisamente ottimale, quindi una soddisfazione ulteriore. Ora, la nostra quarta esperienza è stata quella di trattare quei casi in cui una riparazione anatomica risultava essere troppo perché troppo in tensione, una riparazione in superior capsula risultava essere troppo perché comunque
non potevamo perdere tutto quel tennis a ben di Dio che avevamo, e quindi abbiamo fatto questa unione di superior capsula con riparazione quasi anatomica al footprint della cuffia, e ci sta dando anche questo buoni risultati. Ok. La nostra ultima esperienza, cioè quella del Regeneten, questo è il caso, uno dei casi, perché purtroppo con questo periodo che stiamo vivendo, insomma, risultato difficile sia da un punto di vista del comitato etico piuttosto che dei pazienti affrontare gli ospedali per venire a farsi controllare una spalla che era stata operata. Comunque questa era la lesione preoperatoria, questa è la lesione intraoperatoria, quindi una lesione superiore, un po' degenerata, un po' fibrillante, ma nulla di che. La riparazione medializzata con soft anchor, perché io utilizzo solo soft anchor e penso, spero di non abbandonarle mai, e poi l'utilizzo del Regeneten finito con al di sopra della nostra riparazione. Questa è la risonanza che è stata fatta proprio pochi giorni fa, di controllo, quindi a circa 8 mesi, se non ricordo male, 8-9 mesi dall'intervento, dove si vede una buona riparazione, ma c'è quell'aspetto tendineo che tra l'altro è mediale, nella zona mediale, più mediale della riparazione. Cioè, paradossalmente, qui abbiamo una riparazione laterale al footprint ottimale e un passaggio tendine-muscolo che risulta essere non bellissimo, con probabilmente una piccola lesioncina. E allora la cosa che mi sono messo in questi giorni è cercare di confrontare quello che poteva essere il nostro utilizzo del tendine a livello del nostro studio, quindi ho preso un'immagine di quelli guariti al nostro studio, ovviamente una delle più belle, perché se no non ve la farei vedere, dove si vede tranquillamente tutto il patch. Queste sono a distanza di 6 mesi, questa è 9 mesi, questa 6 mesi, però noi qui abbiamo paradossalmente una lesione, un'alterazione. Probabilmente possono essere legate all'edema delle doppie ancora, eccetera, eccetera. Insomma, sono tanti motivi, però vediamo che medialmente il nostro tessuto risulta essere buono. E qua invece c'è questa immagine che cercherò di seguire e vi terrò aggiornato. Quindi in conclusione credo che la parola fine sia ancora da dire, e sicuramente il Regeneten risulta essere un buon esperimento, ma a mio modo di vedere deve essere ancora dimostrato. Vi ringrazio. Grazie Paolo, molto interessante questa relazione. Passo la parola al dottore Taverna, perché Regeneten nel trattamento delle patologie della cuffia rotatoria. Bene, buonasera e ovviamente grazie a tutti, grazie Roberto dell'introduzione, grazie a sia Gascott che a Smith & Nephew dell'invito, e parliamo adesso specificatamente di questo Regeneten che nelle patologie della cuffia dei rotatori, che come è già stato anche accennato prima, va dalla tendinosi alle rotture massive, passando per le rotture parziali e quelle a tutto spessore. Caratteristiche delle rotture della cuffia dei rotatori è che innanzitutto sia le tendinosi che le rotture parziali aumentano nel tempo e soprattutto aumentano man mano che la popolazione dei pazienti invecchiano. La patogenesi è tuttora non perfettamente conosciuta, c'è sicuramente la possibilità di trauma, di sovraccarico ripetitivo, soprattutto cambiamenti della vascolarizzazione col passare degli anni, ma anche molto importante queste forze di stressanti, di shear stress, di tangenziali, che possono rovinare il tendine, per cui anche una componente propriamente meccanica. Come mai diciamo le lesioni della cuffia non guariscono? Ci sono diverse componenti, come già stato ricordato, la qualità del muscolo, del tendine, e quando vengono operate certamente conta la biomeccanica, ma anche la qualità appunto del tessuto che noi dobbiamo riparare. E c'è un aumento di evidenze come tra le ragioni biomeccaniche ci siano eccessive forze di taglio sui tendini che inibiscono il processo naturale di guarigione. E questa è una componente importante che è stata studiata recentemente, e che le varie tecniche riparative single, double row,
piuttosto che transosseo non hanno mai appieno valutato. Il Regeneten in che modo entra nella nostra strategia riparativa? Innanzitutto non è né un patch né uno scaffold, è una membrana bioinduttiva, per cui con delle modalità di guarigione puramente biologiche. Il Regeneten ha una funzione di incrementare la biologia del tendine e sebbene sia d'accordo con Paolo che ci sia ancora molta strada da fare per dimostrare appieno questa capacità, ci sono già però diversi studi e diverse evidenze che ci possono convincere che questo, diciamo, è qualcosa che effettivamente questa membrana fa. E il Regeneten in realtà è uno straterello di tendineo, di tessuto tendineo, che peraltro riduce anche a livello biomeccanico quelle forze di taglio nella zona di riparazione. Questo viene associato spesso alla riduzione del dolore, che è molto spesso evidente quando noi lo usiamo nelle nostre riparazioni. Questi pazienti hanno in media meno male degli altri pazienti che vengono riparati con le stesse tecniche, e quindi oltre ad avere un'efficacia di tipo biologico presenta anche delle caratteristiche biomeccaniche interessanti. Che cos'è il Regeneten? È un tessuto collagene preso dal tendine d'Achille del vitello, molto purificato, ben orientato e con un ammontare di DNA cellulare minimo, e questo lo differenzia molto. Sono stati fatti degli studi sia sull'animale che sull'umano di biopsia, ed è interessante vedere come a 6 mesi questo tessuto è completamente assorbito e genera un tessuto denso, regolarmente orientato, di nuovo tendine. Questo fa sì che il Regeneten abbia implicazioni interessanti nelle varie patologie della cuffia rotatoria, dalle severe tendinosi che, come tutti sappiamo, causano dolore, fino ad oggi né trattamenti conservativi né chirurgici hanno mai dato buoni risultati, viceversa il Regeneten sicuramente aiuta molto in questi casi, e io personalmente ho già diversi casi di severe tendinosi, per cui senza nessun tipo di rottura, di pazienti che hanno dolori da mesi se non da anni e che hanno decisamente beneficiato da un punto di vista clinico ma anche di risonanza magnetica. Nelle rotture parziali ne hanno già parlato, e stessa cosa nelle rotture tutto spessore, trova anche qui l'indicazione come enhancement biologico, per cui le indicazioni all'uso del Regeneten è in pazienti con una qualità tessutale non ottimale, e per cui tutti i pazienti che hanno problematiche di guarigione di tipo biologico, come i diabetici e i fumatori, possono beneficiare del Regeneten, che invece dà un incremento delle capacità di guarigione del tendine, e ovviamente anche nei tendini che hanno già subito riparazioni e che hanno recidivato in parte o completamente, e soprattutto in quei casi dove vi è una cattiva qualità e limitata area tendine, il Regeneten può aumentare la capacità di riparativa. Sulle rotture parziali è già stato detto, è già stato fatto vedere, e per quanto riguarda le rotture parziali sono usciti dei lavori che dimostrano come si ricrei tessuto tendineo, che è questo tessuto tendineo che con studi di risonanza magnetica ha evidenziato come va a guarire le rotture parziali. Per cui è interessante come questa membrana bioinduttiva, che ribadisco non è un patch, non è uno scaffold, aiuti a guarire i tendini anche senza l'uso di suture del tendine stesso, anche senza l'uso di ancorine, e anche se questa viene invariabilmente impiantata, come vedete nel video, dal lato bursale, questo serve a far guarire anche
lesioni parziali intratendine e anche quelle del lato articolare, cosa che in un primo tempo mi aveva lasciato molto perplesso, e invece devo dire che è una delle mie principali indicazioni, pazienti giovani con rotture del lato articolare molto dolorose, invalidanti, che non hanno risposto né al riposo né ad altro, un intervento di questo tipo è molto meno doloroso rispetto alle riparazioni transtendine o quelle in trasformazione full thickness, e anche con ottimi risultati clinici e di risonanza magnetica. Qui sono, diciamo, lavori già pubblicati e a un anno si vede come vi è una completa guarigione di queste rotture, grazie anche solo impianto di Regeneten. Questo è già stato detto, ma è molto interessante. Il tendine incresce in spessore e in qualità e si mantiene anche a distanza di tempo dal riassorbimento di questa membrana, perché questi studi mostrano diciamo lo spessore del tendine a 5 anni. Per cui questa membrana è una membrana di collagene bioinduttivo, perché induce la formazione di un nuovo tessuto fibrotico vascolare e viene impiantato sul lato bursale sempre. Il nuovo tessuto tendineo formato, come evidenza alla risonanza magnetica, abbiamo diversi studi che dimostrano il mantenimento a 60 mesi dall'impianto, e i miglioramenti sulla parte iconografica di risonanza vanno a braccetto con i miglioramenti anche clinici. Studi bioottici dimostrano per la prima volta come questa membrana bioinduttiva può formare un tessuto tendineo. Questo non è mai stato dimostrato con nessun altro tipo di patch o scaffold che forma un nuovo tessuto tendineo. Questo lo differenzia decisamente da tutte le altre tecniche di scaffold o di patch, che hanno più un effetto meccanico, molto meno un effetto biologico. Per cui nelle rotture massive sicuramente trova un'indicazione, e indipendentemente da come noi le ripariamo. Ricordiamoci sempre che qualsiasi tecnica noi utilizziamo non dobbiamo avere una eccessiva pressione, questo è legato all'esperienza del chirurgo, che ormai, come diceva Paolo, ha provato in tutti i modi a riparare queste lesioni. Una cosa interessante è come una lesione di questo tipo, una lesione massiva con un tendine altamente degenerato, qui è stato uno dei miei primi pazienti in cui ho impiantato semplicemente delle ancore metalliche senza particolari caratteristiche. Il tendine era veramente di cattiva qualità, un signore che di una certa età, o sopra i 70 di sicuro, giocatore di golf che non riusciva più a giocare a golf, e questa è stata la sua motivazione a farsi operare, nonostante, diciamo, le caratteristiche della lesione sconsigliassero una riparazione. Avendo la possibilità di usare questa membrana, gli ho detto: guardi, c'è questa nuova possibilità. Questo è un paziente operato a maggio o giugno dell'anno scorso, in cui abbiamo fatto questa semplice riparazione, includendo tutti i layers della riparazione, e poi impiantando la membrana. Bene, questo signore a distanza di circa un anno non solo clinicamente è tornato perfettamente efficace, ma la riparazione è guarita, con mia sorpresa, con solo l'impianto di questa membrana al di sopra della riparazione. E quindi è sicuramente un qualcosa che aumenta le capacità biologiche della guarigione tendinea. Si può impiantare sia solo sul tendine, come ho fatto in questo caso, sia tra tendine e osso. Ci sono due misure, una media e una larga, e come vedete la tecnica è molto semplice, perché non richiede l'uso di numerose suture come gli altri patch. Ci sono queste staples assorbibili sul tendine. Un'altra indicazione interessante è nelle tendinopatie calcifiche, perché è esperienza di tutti che una volta asportate le grosse calcificazioni il tendine è rotto in modo diverso da come noi lo troviamo di solito dopo le rotture, e a volte la riparazione ci lascia delusi perché c'è un tendine anelastico in tensione con perdita di stoffa, e in questi casi l'applicazione del Regeneten a fine intervento è anche qui un grosso aiuto. Vado abbastanza veloce perché abbiamo già
consumato del tempo, volevo solo soffermarmi un attimo sul fatto come nelle revisioni e per cui nelle recidive di rotture di cuffia, anche qui la capacità biologica di aumentare la possibilità di guarigione del tendine è sicuramente un'indicazione da tenere bene in mente, e quando possibile io lo utilizzo ormai, non dico di routine, ma quando posso quasi sempre. In questi casi trovo molto utile rimuovere tutte le precedenti suture, togliere il tessuto borsale, che in questi casi non aiuta la guarigione perché è un tessuto borsale degenerato e noi vogliamo invece che aderisca la nostra membrana bioindettiva al tendine e non ci sia una borsa interposta. Sul fatto del rimuovere, scusate, un po' di tessuto dai margini di lesione quando così sfibrato e rovinato, credo sempre sia utile. E l'impianto di Regeneten al termine della nostra riparazione, qualsiasi tecnica noi abbiamo utilizzato, è un qualcosa che non allunga di molto l'intervento, perché una volta che si imparano dei piccoli trucchi, in 10-15 minuti al massimo la nostra membrana di varie dimensioni può essere applicata senza avere dei tempi chirurgici eccessivamente lunghi. Esistono due cannuline trasparenti per poter fissare la membrana al tendine, e invece un altro tipo di ancorina in PIC che viene infissa per mettere la membrana attaccare la membrana all'osso se c'è un tendine più corto. In conclusione, quello che noi vogliamo ottenere quando ripariamo la cuffia è che questa guarisca. Dal punto di vista biomeccanico abbiamo migliorato nel corso degli anni grazie all'industria, grazie al miglioramento delle ancore e delle tecniche chirurgiche. La più grossa limitazione fino ad oggi è stata la biologia, e tutte le cose utilizzate fino ad ora hanno avuto scarsa efficacia e con limitati risultati certificati, diciamo così, dalla letteratura scientifica. Quindi tutti gli sforzi che noi possiamo mettere nella nostra chirurgia per migliorare la biologia sono sicuramente utili. I patch e gli scaffold, sia come augmentation sia come interposizione o come superior capsule reconstruction, hanno sicuramente un effetto meccanico. Paolo Avanti sicuramente ha molta esperienza in questo. Le indicazioni, a mio modo di vedere, non sono così estensive, ma sicuramente alcuni pazienti possono beneficiare di questo. Mentre qualsiasi tipo di riparazione noi facciamo, abbiamo bisogno di incrementare l'attività biologica del tendine. E sebbene ulteriori informazioni e evidenze scientifiche siano ovviamente necessarie per tutte le patologie che vi ho illustrato, è sicuramente utile sapere che adesso questa membrana bioinduttiva ha comunque dimostrato una maggior capacità riparativa e di guarigione di questi tendini. Per cui l'applicazione del Regeneten, a mio modo di vedere, nelle patologie della cuffia, dalla tendinosi alle rotture parziali, alle rotture massive, alle revisioni, per motivi diversi, trova un'alta indicazione. E quindi, anche per me stesso, da quando ho cominciato a utilizzarlo, le indicazioni di questa membrana si stanno espandendo sempre di più. L'unica forte limitazione è la parte economica. E ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie Ettore, abbiamo purtroppo come solito pochi minuti per la discussione, e c'è una domanda dalla chat che ci chiedono se nelle lesioni e nell'uso del Regeneten c'è anche la possibilità di trattare le lesioni del CLB, cioè, o meglio, se il CLB lo trattate sempre quanto usati i Regeneten o no. Magari comincio da te, Ettore, poi visto che però parlato della tecnica. Allora, per quanto riguarda il CLB, per esempio nelle rotture parziali dove c'è un buon CLB e non, la puleggia non è intaccata, contrariamente a quanto facevo quasi rutinariamente dove si eseguiva tenotomia o tenodesi, adesso con Regeneten io non lo tocco il CLB. E l'unica accortezza è, prima di passare dal lato borsale, inserire una o due suture di repere per sapere dov'è il CLB per eventualmente includerlo
o agganciarlo con le graffette. Per quanto invece riguarda le rotture a tutto spessore con l'instabilità del CLB, io lo tratto come sempre trattato, anche Regene Ten sì, Regene Ten no, si fa la tenotomia, la tenodesi, a seconda del paziente. E nelle tue conclusioni, insomma, hai dato un messaggio molto positivo su quello che è l'utilizzo del Regene Ten. E anche i dati della letteratura, pur non essendo numerosissimi, comunque ci danno degli ottimi risultati, sia nelle lesioni parziali, ma anche come riduzione dei tassi di recidiva nelle lesioni complete. Quindi possiamo affermare, dare un messaggio positivo che il Regenete sia effettivamente un sistema utile nel trattamento delle patologie della cuffia. Quindi questo farei una carrellata a tutti i relatori velocemente. Sì, io ho avuto un'ottima esperienza e all'inizio pensavo che fosse più difficile tecnicamente impiantare, invece è un qualcosa che è diciamo, molto facile. E invece forse un argomento non è stato toccato da nessuno di noi, se ho seguito bene, la riabilitazione, perché questa è importante, la riabilitazione post-operatoria, per voi non si modifica per nulla? Io l'ho un po' parlato, un po' accennato alla immobilizzazione, cioè secondo okay. me è fondamentale, ma indipendentemente, il Regeneten non ha un effetto... Regeneten, appunto. No, il Regeneten secondo me non ha un effetto di accelerare la guarigione e quindi okay. l'accelerare la riabilitazione. Come diceva giustamente Ettore, è un augmentation biologico, quindi uno fa il trattamento della cuffia per come lo sa fare, per come deve farlo, bicipite sì, bicipite no, e poi segue esattamente lo stesso protocollo che fa con qualunque cuffia. Io sono rimasto molto soddisfatto dal Regeneten, anche se ho avuto un episodio di soffusione post-operatorio, probabilmente dovuto ad un'eccessiva o ad una eccessiva riabilitazione o a un eccessivo movimento da parte del paziente, una scarsa compliance, perché non avendo dolore, e su questo do ragione a Ettore, non hanno tanto dolore i pazienti, quasi nulla, indubbiamente il rischio è che si muovono anche troppo, quindi forse bisogna un po' rallentarli. Ho avuto un solo episodio di soffusione che si è risolto da solo, senza nessun problema. A mio avviso però l'indicazione deve essere in una fase iniziale deve essere ristretta, cioè non, a mio avviso il Regeneten ha una indicazione in una ben precisa fascia di pazienti tra i 55 e i 65 anni in cui abbiamo una rottura retratta o una rottura larga, una difficoltà diciamo biologica vera e che lo studio che abbiamo fatto anche con te a un anno, Roberto, si parlava delle risonanze magnetiche a un anno di distanza con l'elicoil, si è visto come esiste una fetta di popolazione che tu ripari che in realtà rischi di non avere una buona guarigione biologica e quindi secondo me la fascia di applicazione è nelle retture riparabili a scarsa capacità biologiche in pazienti non più giovanissimi. Beh, allora posso inserirmi di taglio? Certo. Allora, sicuramente il Regeneten, nel mio modo di vedere, risulta essere una, così, alle prime utilizzi, le prime indicazioni, le prime sensazioni, una membrana e un cavallo che vale la pena di cavalcare. Detto questo, però, se dobbiamo dare un messaggio, non esageriamo con l'evidenza scientifica che adesso al momento non c'è ancora, insomma, cioè adesso per carità. Abbiamo visto tutti, però se consideriamo l'evidenza scientifica del Regeneten evidente, allora dobbiamo considerare anche di tutti gli altri pezzi. Quindi, per carità, cioè, che sia interessante, mi sta bene e sono molto contento e molto propositivo, però cerchiamo di dare, insomma, di dire quello che è giusto, anche perché comunque gli studi... Non ti sentiamo, Paolo.
In attesa che Paolo. In attesa che ritorna Paolo, volevo chiedere una cosa a Ettore, perché io per esempio non lo impianto come lui ha suggerito, è solo sul tendine, però effettivamente è un'ottima idea, perché no? Perché ovviamente da tecnica, no, devi impiantarlo sull'osso, le due laterali. Tu adesso spesso lo impianti sul tendine senza problematiche di mobilizzazioni, almeno da quello che puoi aver percepito? Allora, venendo anche a rispondendo anche all'altra tua domanda, innanzitutto sulle rotture parziali, il Regeneten ha cambiato anche la mia mio protocollo riabilitativo, perché non mettendo più ancora, non mettendo niente, non tengo più il paziente immobilizzato 3 settimane, ma 1 settimana, e questo ha accelerato. Poi ha cambiato anche il mio atteggiamento sulle tendinosi, che non operavo e adesso opero, e anche lì con lo stesso protocollo delle rotture parziali, 1 settimana di immobilizzazione. Per quanto invece riguarda le rotture di grosse dimensioni, comunque a tutto spessore, dipende un po', nel senso che in alcuni casi sei obbligato a mettere a cavallo tra tendine e osso, così come hai fatto vedere tu e si vede nella tecnica. Ma in altri casi, quando diciamo l'attacco al footprint osseo ti è soddisfacente, la qualità del tendine, un po' come qualcuno ha fatto vedere, è più scarsa nella giunzione tendine-muscolo, io metto il Regeneten solo sulla parte molle, e si può introdurre sia dal portale laterale, come viene fatto vedere nella maggior parte delle brochure, dei filmati, ma come avete visto nel mio filmato iniziale che ho fatto vedere di proposito, lì ho l'artroscopio laterale, il Regeneten viene inserito da un portale posteriore. Dipende quali sono le caratteristiche proprio macroscopiche della lesione. Se c'è una riduzione della lunghezza del tendine, va benissimo inserirlo a cavallo tendine osso. Quando la riparazione, o perché diciamo non inserisce ancorini, o perché comunque la riparazione è più che soddisfacente, la parte finale dell'inserzione è soddisfacente, si può inserire solo sul tendine, visto che questa membrana favorisce proprio la qualità tendinea. L'ultimissima cosa, se Paolo non è ancora arrivato, sono d'accordo che non ci sono ancora evidence-based risultati che chiaramente dicono che il Regeneten è veramente utile. Ci sono però tanti lavori di risonanza che hanno fatto vedere qualcosa, che altre membrane, altri patch, altri scaffold non hanno dimostrato, e so, perché sono anche in parte coinvolto, che ci sono tanti studi randomizzati in doppio cieco che sono partiti, e vedremo quale sarà quella dell'evidence-based medicine, i risultati di questi nuovi lavori, che ovviamente prenderanno un po' di tempo. Abbiamo parlato tutti, Roberto, tu che sei il moderatore, che sei... Non so se Paolo può rivolgere a finire il discorso. Paolo, ci sei? Non lo vedo più nemmeno, Paolo. Temo che... Ho chiuso la fotocamera. Provo a chiamarlo un attimo. Nel frattempo... direttore? Posso fare una domanda io, Enrico Cautero? Come vi comportate nei confronti del paziente candidato a Regeneten? Nel senso che è un paziente che arriva in sala già con questa indicazione, immagino, quindi l'avete scelto prima, è un paziente a cui viene modificato il consenso preoperatorio, è un paziente, mettiamo che chi sta ascoltando voglia, attratto dai risultati eclatanti, incominciare a utilizzarlo. Allora, il professor Postacchini ha detto che lui sceglierebbe un paziente, e se non ho capito male se era lui o un altro relatore, con una lesione abbastanza grande, una cuffia degenerata, una riparazione riparabile e un'età, diciamo, mettiamo sopra i 60 anni. Ma secondo voi, come primo utilizzo, chi magari vuole incominciare a metterlo, una carrellata a tutti, quale può essere il caso clinico ideale per iniziare? Ideale che intendi, più facile, perché più facile, sì, anche se più facile, ma non tanto tecnicamente, ma diciamo per partire in discesa, non per partire con un caso che va male e ok. Beh, forse le parziali.
le parziali o le piccole lesioni, comunque, cioè da un'ancorina, però insomma sì, è ovvio. Consenso? Il consenso personalmente devi spiegarlo molto bene, anche perché fondamentalmente, almeno nella mia regione, nel mio ospedale non me lo permette in pubblico, e quindi quando l'ho usato sempre solo in privato per ora, e quindi glielo devi anche motivare, perché sono pazienti più esigenti, glielo devi anche motivare eventualmente economicamente, perché soprattutto se non hanno assicurazione potrebbe questi insomma dover pagare un qualcosa in extra, quindi anche dal punto di vista economico banalmente bisogna motivarlo oltre che biologico. Però sì, va detto prima. Ma secondo me l'indicazione iniziale è un paziente, come ho detto prima, una rottura riparabile, l'età non oltre 65 anni, o comunque una rottura che comunque abbia una buona qualità di riparazione, una paziente però magari con una biologia un po' pigra, o un forte fumatore, o un paziente diabetico, però una rottura completa, tutto spessore all'inizio. Anche perché comunque è a mio avviso il punto in cui effettivamente serve un incremento, un augmentation biologico, cioè un booster per la guarigione biologica. Quindi una rottura riparabile in una persona di 55-65 anni con una biologia un pochettino pigra, quindi fumatrice, un diabete, però partirei non certo con le rotture parziali o con le calcificazioni, ecco. Bene, credo che siamo oltre i 10 minuti. Se Paolo non riesce a collegarsi, non so se Ettore vuoi fare 2 commenti per chiudere. Salutiamo. Proprio un piccolissimo commento è che questa è sicuramente una grossa novità nell'ambito del trattamento della rottura di cuffia, per cui, come dice Paolo, molto attenti ai risultati, per cui non innamorarsi di una tecnica così per partito preso, però se c'è la possibilità di utilizzarlo, essendo anche critici con i propri risultati, sicuramente l'impressione è buona. Io ormai è circa un anno e passa che lo uso, ho avuto la fortuna e ho la fortuna di non avere grosse limitazioni qui dal punto di vista economico, per cui ne ho usati un numero molto alto, e sempre di più per il momento mi sto convincendo che è utile nella maggior parte delle riparazioni. Poi è chiaro che non si può usare indiscriminatamente per tutti, per mille motivi, in particolare per quello economico, ma diciamo tenere molto molto bene a mente, e soprattutto nei casi di revisione dove la biologia è sempre stata la più grossa limitazione, è estremamente utile. Bene, sono pienamente d'accordo con te, quindi direi che possiamo chiudere. Un saluto a tutti e buona serata. Grazie Roberto.